La fede è un dono ed abbiamo il dovere di trasmetterla, lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa del Mattino. Cristiano non è un battezzato che riceve il battesimo e poi va avanti alla sua strada. Il primo frutto del battesimo è farti appartenere alla Chiesa, al popolo di Dio. Non si capisce un cristiano senza Chiesa. E per questo il grande Paolo VI diceva che è una dicotomia assurda amare Cristo senza la Chiesa, ascoltare Cristo ma non alla Chiesa, stare con Cristo al margine della Chiesa. È una dicotomia assurda. Il messaggio evangelico noi lo riceviamo nella Chiesa e la nostra santità la facciamo nella Chiesa, la nostra strada nella Chiesa. L'altro è una fantasia, o come lui diceva, una dicotomia assurda. E pensando, cosa possiamo dire di questo sentire con la Chiesa, di questo che in latino si dice sensus ecclesiae, è proprio sentire, pensare, volere dentro della Chiesa. Riflettendo su questo brano di Davide, sulla sua appartenenza al popolo di Dio, possiamo trovare tre pilastri di questa appartenenza, di questo sentire con la Chiesa. Il primo è la umiltà. Una persona che non è umile non può sentire con la Chiesa. Sentirà quello che a lei piace, a lui piace. E questa umiltà che si vede in Davide, chi sono io, Signore Dio? E che cosa è la mia casa? Con quella coscienza che la storia di salvezza non è incominciata con me e non finirà quando io muoia. No, è tutta una storia di salvezza. E io vengo, il Signore ti prende, ti fa andare avanti e poi ti chiama e la storia continua. La storia della Chiesa cominciò prima di noi e continuerà dopo di noi. Umiltà. Siamo una piccola parte di un grande popolo che va sulla strada del Signore.